Ciao a tutti, ho già fatto dei video in passato su come allevare larve di Macroglossos stellatarum, su come allevare l'Agrius convolvuli dallo stadio di prepupa fino alla schiusa. Ho saputo che non esistono altri canali YouTube in italiano che spiegano in modo dettagliato come allevare lepidotteri. Per cui ho pensato che forse avrei potuto spiegare un po' anche come allevo il Papilio macaon, il macaone. Tutte le prime fasi dell'allevamento, dalla schiusa dell'uovo fino all'ultimo instar, non cambia molto, per cui rimane valida la mia guida sull'allevamento del Macroglossum stellatarum. Vi consiglio di darci un'occhiata. Poi, dall'ultimo instar allo stadio di prepupa fino alla schiusa, un po' cambia. Per cui, questo è il mio setup per l'allevamento del Papilio macaon. Come vedete, ho suddiviso il fauna box nella parte in cui c'è il cibo. Ovviamente il cibo dipende da dove avete trovato l'uovo. Se trovate l'uovo sul finocchio, usate finocchio. Se trovate l'uovo sulla carota, usate carota. Se trovate l'uovo sul prezzemolo, usate prezzemolo. Per cui da una parte si tiene il cibo, mentre dall'altra, per il Papilio macaon, è importante mettere questi rametti di legno. Questi rametti di legno potete metterli solo durante l'ultimo instar, non c'è bisogno che siano sempre lì, però se avete bruchi che sono in instar 5, allora magari metteteli. Perché il bruco, una volta che diventerà prepupa, e nel caso del Papilio macaon non vi è nessun cambiamento di colore, per cui non si può sapere esattamente quando il bruco deciderà di allontanarsi dal cibo, bisogna aver già pronti i bastoncini. Perché? Perché il Papilio macaon ha bisogno di arrampicarsi su un bastoncino e posizionarsi in questa posizione per potersi impupare. Ecco, come vedete, questo per esempio a breve diventerà una pupa. Una volta che il bruco si sarà posizionato, avrà costruito il suo cappio di tela e si sarà messo tranquillo, io estraggo il bastone, che in questo caso è un filino, cioè questo bruco è stato molto pigro e è rimasto troppo in basso, però posso sempre legare questi due bastoncini assieme e dopodiché, come potete vedere, li inserisco in un contenitore con della sabbia sul fondo, in questo modo. Qui ci sono tutte le pupe rimarranno in questo contenitore nella posizione il più possibile simile a quella in cui si sono impupate e poi verranno messe fuori dalla finestra direttamente. E per cui quando si schiuderanno potranno andare libere dove vogliono loro. Non tengo adulti di lepidottero, io allevo solo bruchi, solo larve. Per cui questo è praticamente il mio metodo di allevamento del Papilio macaon. Un ultimo dettaglio: nel caso in cui questi bruchi siano della generazione autunnale, per cui ottobre, settembre-ottobre, in questo caso le pupe le metterò a temperature comprese tra più 5 gradi centigradi e più 15 gradi centigradi, per cui in frigorifero o in una cantina fredda. In questo modo sverneranno, così passeranno l'inverno in stadio di pupa. E una volta che le temperature saranno divenute primaverili, al di sopra dello zero, metterò le pupe fuori e lascerò che si schiudano secondo i loro tempi. Per cui questo praticamente è in sintesi come allevo, i macaoni. Lasciate sempre liberi i lepidotteri perché l'allevamento dell'adulto è molto difficile.
Ho provato con i macroglossi, ma non ci sono riuscita, per cui con le farfalle è ancora peggio. Lasciateli liberi che stanno meglio in libertà. Grazie per aver guardato il mio video e spero che vi sia stato utile. Se ho altre esperienze con altre specie di lepidotteri, vi spiegherò anche per queste specie come li allevo. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao!